adesso non mi ricordo il numero, rappresentano 360 gradi e i pixel verticali, che sono 1920, rappresentano da 90 più 90, cioè uno span di 180 gradi. Quindi si tratta di riproiettare indietro i pixel sulla sfera. Semplice, perché dato un azimuth e un elevation, tu trovi immediatamente il pixel da metterci in quell'azimuth e quell'elevation. È lineare, se vogliamo, la proiezione in termini di coordinate angolari. È il bello della linea rettangolare, che è un cazzo. Però è facile come motore di rendering, perché è facile andare a trovare che pixel va su che pixel. Sono davanti. Prova. Mi sposto di lato. Ciao. Prova. Ciao.